ci mancava la lezione, la parte di lezione sulla radiazione ad onde lunghe. Quando appunto finalmente abbiamo visto, abbiamo passato tutte le operazioni, tutte le fasi attraverso quale la luce passa dalla origine all'interno del Sole sino a colpire la superficie della Terra. Evidentemente quando colpisce la superficie fa tante cose, per esempio attiva la fotosintesi e attiva tutta la, gli ecosistemi che sono sulla superficie della Terra e un sacco di altre cose. La Terra, dal punto di vista della radiazione, è un corpo grigio. Abbiamo visto che il Sole è praticamente un corpo nero, la Terra è un corpo grigio. Le leggi che alle quali la radiazione obbedisce sono sempre le solite due che abbiamo già visto, ovvero la legge di Planck, che abbiamo detto essere bellissima, ma voi ve la dovete anche imparare, e la legge di Stefan Boltzmann. La legge di Planck dà lo spettro della radiazione in funzione di che cosa? Della temperatura del corpo emittente. La legge di Stefan Boltzmann integra l'integrale di questa della funzione che sta sopra su tutte le lunghezze d'onda. Il fatto che sia la Terra sia un corpo grigio significa che l'emissività che sta davanti ad entrambe le leggi non è uguale a 1, ma è diversa da 1. E in particolare c'è anche una dipendenza, ci sarebbe, dell'emissività dalla lunghezza d'onda della luce emessa. Valgono le solite cose. Trasmissività, emissività e assortività sono uguali a 1. Per rappresentare meglio che cosa vuol dire che cos'è un corpo grigio, vedete qui una rappresentazione in cui c'è il corpo nero, in cui lo spettro di radiazione è quello descritto dalla legge di Planck, tuttavia con l'emissività uguale a 1. Il corpo grigio stesso in realtà è una semplificazione di quello che succede, perché come vedete quando prendiamo un'emissività minore di 1 noi abbassiamo la curva di Planck, però in modo uniforme su tutto lo spettro. In realtà sarebbe meglio parlare forse di emettitore selettivo o radiatore selettivo, come vedete, perché le diverse lunghezze d'onda sono assorbite e riemesse in forma diversa. La superficie della Terra ha mediamente una temperatura di 888 Kelvin. Questo significa che tutto è regolato attorno a questa temperatura, che è ben diversa da quella del Sole. E questo significa, tra l'altro, che la parte di emissione quindi avviene nel campo dell'infrarosso. Una rappresentazione un po' riscalata, perché la parte che riguarda il Sole è estremamente diminuita, è questa, solo per mostrare la diversa copertura dal punto di vista dello spettro della radiazione emessa dal Sole e della radiazione emessa dalla Terra. Questa figura giustifica il fatto che noi spesso, quando facciamo le cose in idrologia, parliamo della radiazione come se fosse composta da due bande: la radiazione ad onda lunga, ad onda corta, e la radiazione ad onda lunga, rappresentata in rosso. In realtà due bande non sono, sono due spettri che hanno una moda e una distribuzione ben differenziate. Un fatto importante è che
da adesso lei entra nella storia. Un fatto importante naturalmente è che l'atmosfera, mentre è trasparente la radiazione a onda corta, una cosa che ho detto 100.000 volte, non è più trasparente le radiazioni ad onda lunga, le quali sono assorbite da varie cose, per esempio, e vedete qui, dalla carbon dioxide, la anidride carbonica, il vapore d'acqua, che è un grande assorbitore, le stesse molecole di ossigeno, di ozono e di metano e di altri elementi assorbono la radiazione ad onda lunga. Questo serve a giustificare il fatto che appunto l'atmosfera non è scaldata dall'alto, ma è scaldata da sotto, cioè prima la radiazione ad onda corta attraversa l'atmosfera, questa colpisce la superficie terrestre che viene scaldata a sua volta, la quale emette radiazione ad onda lunga e questa è assorbita all'interno dell'atmosfera a vari livelli e quindi la scalda. Se non ci fosse questo assorbimento della radiazione ad onda lunga, la temperatura media sulla superficie della Terra si calcola sarebbe circa meno 17 gradi centigradi. Naturalmente il fatto, qui la media non sarebbe anche un fatto molto significativo, perché sarebbe anche meno equilibrata la temperatura su tutta la superficie della Terra, probabilmente, se non avvenissero questi assorbimenti. La temperatura media invece che noi registriamo sulla superficie di circa 15 gradi centigradi, e questo è proprio tutto l'effetto dell'onda lunga, quindi, e questo è tra l'altro quello che si chiama effetto serra, anche se le serre non si comportano così. L'effetto serra no, perché la serra trattiene dentro la temperatura di serra per le piante, però le serre per le piante normalmente rimangono riscaldate non perché la radiazione infrarossa sia cioè non esca dalla serra, ma perché lì è limitata la convezione, quindi il fenomeno è probabilmente un po' diverso. Il riscaldamento radiativo naturalmente dell'atmosfera è completato dai vari fenomeni che sono legati al trasporto turbolento di calore latente e calore sensibile, di cui in qualche modo abbiamo parlato quando abbiamo descritto il ciclo energetico. Detto questo, dobbiamo fare alcune considerazioni. Quando io mi trovo in un punto, evidentemente ricevo della radiazione infrarossa. Da dove la ricevo? La ricevo dal cielo e la ricevo dal mio intorno, dai miei surrounding. Se d'estate, quando io sono vicino ad una parete che è stata sottoposta al riscaldamento durante il giorno, anche se non c'è più il calore, io sento caldo. Perché? Perché la radiazione infrarossa che quella parete emette, o viceversa, perché io nel mio ufficio sento un sacco di freddo d'inverno. Non perché il mio ufficio sia caldo, perché l'aria è caldissima, ma perché la parete che ho di fianco, che è all'esterno, è molto fredda e quindi io emetto verso la parete un sacco di energia. Quindi nei nostri calcoli, per essere corretti, dobbiamo tener conto anche di questo. Allora, il nostro intorno, le montagne, il paesaggio che sta intorno a noi emette radiazione infrarossa che noi riceviamo, l'atmosfera emette radiazione infrarossa e questa radiazione infrarossa, che in inglese si chiama downwelling, cioè che viene verso il basso, la possiamo sempre esprimere globalmente come con la legge di Stefan Boltzmann, dove evidentemente abbiamo l'emissività che sarà diversa dall'atmosfera e da quello che ci circonda.
Per quindi per sommare tutte le cose insieme, allora quello che possiamo verificare è che la radiazione ad onda lunga che colpisce la superficie della Terra, che cosa è uguale? È uguale a quel S che voi avete già visto e che è lo sky view factor, il fattore di visibilità di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi abbiamo la radiazione che ci proviene dal cielo che è proporzionale alla porzione di cielo che noi vediamo, che è quel V con S. E poi abbiamo l'emissività dell'atmosfera, la costante di Stefan Boltzmann e la temperatura, una certa temperatura dove lì ho messo a 2 metri. Ma dopo chiariremo meglio che cosa intendo con questo. La temperatura dell'atmosfera, ma la temperatura dell'atmosfera, uno potrebbe dire quale temperatura dell'atmosfera? Quella misurata appena sopra il suolo o quella misurata in prossimità della stratosfera, per esempio? Poi abbiamo un secondo termine che è la radiazione ad onda lunga che riceviamo dalle parti intorno a noi, e questo è evidentemente 1 meno, moltiplicata per 1 meno il fattore di visibilità sulla nostra testa e l'emissività dei surrounding. Qui mi sono allargato un po' e ho detto, beh, per temperatura consideriamo una specie di temperatura media di tutto quello che ci sta intorno, anche se non è vero che questo sia poi una buona approssimazione, perché la temperatura di quello che ci sta intorno è in realtà estremamente variabile in funzione dei punti che sono alla luce e all'ombra e anche delle ore del giorno. Naturalmente io stesso perdo energia infrarossa, quindi ricevo energia infrarossa da quello che mi circonda, ma io ne emetto anche. Se voi aveste gli occhi che possono vedere la radiazione infrarossa, vedrete che io emetto, come tutti voi del resto, la radiazione infrarossa. Quindi questo è il bilancio della radiazione infrarossa. La radiazione emessa dall'atmosfera in realtà è una cosa complessa, perché noi dovremmo considerare tutti gli strati singoli di atmosfera, ciascuno con la sua temperatura, calcolare l'emissività di questo pezzo di atmosfera, vedere come questa radiazione si trasmette attraverso gli strati di atmosfera via via inferiori, fino al punto in cui noi misuriamo i dati. Tutto questo è estremamente complesso, e quello che si è in realtà sviluppato come semplificazione nell'uso idrologico è quello di considerare in realtà un'emissività corretta usando la temperatura al suolo, in particolare la temperatura per esempio a 2 metri. Questa parametrizzazione più o meno la potremmo fare a Wilfred Blutzer, che è anche l'autore di uno dei testi che vi ho di consultazione che vi ho consigliato, e tutta la variabilità contenuta in questa formulazione è poi racchiusa nel parametro dell'emissività, che diventa una funzione di vari fattori. E allora dopo quale i vari autori si scatenano su formule empiriche con cui determinare questa emissività. Per esempio qui vi mostro, ci sono quattro formulazioni diverse che dipendono per esempio da questo N, che è la frazione di cielo coperto, e quindi l'emissività dell'atmosfera è calcolata con una di queste formule. Non esistono solo quattro, ne esistono almeno 10, 11, 12 di queste. Lì sono citate dalla letteratura. Nel software che voi userete ce ne sono almeno 11. Ce ne sono 11. La somma della radiazione,
Allora abbiamo fatto per esempio qui un bilancio di radiazione ad onda lunga, un bilancio analogo della radiazione ad onda corta, tra la radiazione ad onda corta che riceviamo e quella che viene ritrasmessa, l'avevamo fatto nelle lezioni scorse. La somma di tutte queste è la radiazione netta. Quindi noi spesso parleremo di radiazione netta. La radiazione netta qui l'ho segnata così, come, qui c'è un errore, questa freccia va in su, perché alfa è l'albedo, la riflettività della superficie. Quindi abbiamo la radiazione che viene giù, è corretto, scusate, perché questa è tutta globalmente, sarebbe RA, la parte di radiazione che viene mandata indietro. Questa è proporzionale alla radiazione ad onda corta che scende sul terreno, e la costante di proporzionalità non è che l'albedo, la riflettività del terreno. Quella che rimane, questa vedete è il segno meno davanti, vuol dire che viene e torna indietro. Questa è la radiazione ad onda corta totale. L'unica cosa che manca qua è un S doppio, per dire che è short wave. E quella che mi rimane è 1 meno la parte descritta dall'albedo, tirata via dall'albedo. Qui ho una radiazione ad onda corta, ad onda lunga, scusate, che ricevo, e qui invece ho la radiazione ad onda lunga che emetto. Quindi questo è il bilancio di radiazione. Quando noi parleremo di radiazione, per esempio nel caso dell'evapotraspirazione o della neve, ci riferiremo alla radiazione netta, cioè la somma di tutte queste contributi. In alcuni casi la radiazione ad onda lunga è importante sia per le fasi vegetative delle piante sia per la neve, e quindi ne dobbiamo tenere conto. Nel materiale illustrativo che voi potete troverete anche questo articolo qua, che tra l'altro è recentissimo come pubblicazione, che riporta, oltre alle, la teoria è la stessa, a parte il cambiamento di alcuni nomi, per esempio dei pedici dell'emissività, mostra anche come si possano correggere le emissività per la presenza delle nuvoli, e questo articolo poi, come vedete, utilizza delle componenti in OMS di geoframe di questo modello, che poi userete anche voi, anzi comincerete ad usare oggi da questo punto di vista. Qui ci sono 10, che poi mi pare siano diventate 11, parametrizzazioni dell'emissività secondo, e poi ciascuno degli autori che qui sono riportati ha trovato una giustificazione per la forma che ha usato. In questo articolo vengono proposte delle regressioni, una regressione multilineare attraverso la quale voi potete adattare i parametri. Questa parte non c'è nelle slide, ovviamente. Potete adattare i parametri di quelle parametrizzazioni al luogo dove voi fate le misure. Non è rocket science, è giusto un'interpolazione lineare, ma sembra funzionare in modo migliore di quanto non funzionino i parametri di queste curve, perché poi i parametri di queste curve, questa x e questa y che vedete e che vanno a
costruire quella che è l'emissività, in genere sono dipendenti dai punti in cui queste quantità sono state calibrate, queste leggi empiriche sono state calibrate, e non sono universali, cambiano abbastanza in vari punti. E usare una di queste, che per esempio è stata usata, misurata, che ne so, nelle isole Svalbard, usarla per il deserto del Sahara magari non va così bene. Quindi qui si propongono anche delle leggi di interpolazione per ricostruire i parametri che permettono di ottenere dei risultati migliori. Il modello che dà i risultati migliori in assoluto tra tutti questi, senza aggiustamenti particolari, è il numero 6, quello di Izzo del 1941. Almeno nella nostra esperienza abbiamo fatto una serie di check piuttosto complesse. E quindi abbiamo finito.